Amici telespettatori, buonasera. Vi parlo dal Central Palasport, dove sta per avere inizio il combattimento del secolo. L'imbattuto Super Argo, l'atleta senza volto, incontra il tigre, lo sfidante. Anche il tigre non ha mai conosciuto il sapore della sconfitta. E il tigre ha al suo attivo ben 73 vittorie e quasi tutte... È cominciato, comincia adesso. Super Argo è riuscito a raggiungere imbattuto l'eccezionale record di 123 incontri. Una vittoria contro il tigre confermerebbe le qualità eccezionali, quasi fantastiche, di questo misterioso atleta. Ma fatemi il piacere, il tigre è veramente forte. Non è mica come quelli che hai incontrato fino ad ora. Quelli erano tutti combattimenti truccati. Però è strano, i giornali dicono che quei due sono molto amici. Staremo a vedere. Anch'io credo poco alle doti sovrumane di Super Argo. È tutta una montatura pubblicitaria. E poi il fatto di portare sempre la maschera. Probabilmente sarà sfigurato, che ne sai tu? No, è un furbo. Nascondere a tutti il suo vero volto gli ha creato intorno un interesse morboso. Signore e signori, tra pochi minuti avremo il piacere di presentarvi uno spettacolo sportivo unico. El Tigre! Il nuovo idolo mondiale ha sfidato l'imbattuto Super Argo. Calma signori, calma! Ecco a voi El Tigre! Chilogrammi 91 LPG! E in quest'angolo Super Argo! I primi minuti di questo combattimento ci mostrano un Super Argo stranamente passivo. Forse intende studiare il tigre. A meno che la tremenda aggressività di quest'ultimo non abbia colto di sorpresa il campione mascherato. I colpi di El Tigre si susseguono. Avremo una risoluzione prima del limite? È questa la fine dell'imbattibilità di Super Argo? Ecco Super Argo che si ridesta. I suoi colpi cominciano ad essere più calibrati. Ecco che si scatena. Il tigre è palesemente in difficoltà. È la fine per il tigre. Super Argo lo sta demolendo.
giorni che ti stai torturando invano. Non sei colpevole, hai sempre combattuto lealmente. No, non ho calibrato il colpo come avrei dovuto. Mi sento un assassino. È stata una disgrazia. Poteva capitare a chiunque. Ho paura di me stesso, della mia forza, delle mie mani. È una forza troppo grande, non riesco a controllarla. Era un mio amico. Non posso rischiare di uccidere ancora. Il solo pensiero di risalire sul ring è mia ossessione. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che la faccio finita con il ring. A poter mostrare il viso come tutti gli esseri umani. È una decisione da prendere a sangue freddo, non adesso. Perché non ti consigli con Kinski? È l'unica persona che sa tutto di te. Hai fatto la guerra con lui. Siete stati insieme in campo di concentramento. L'avergli salvato la vita non mi dà il diritto di ricorrere sempre a lui. No. Questa volta decido da solo. Iniziare manovra d'attacco. Prendere posizione d'attacco, prendere posizione d'attacco. Che succede? Mani in alto. Perché hanno fermato i motori? Ci stanno bloccando. Mani in alto, ben dietro, ben dietro, forza. Ben dietro. Evitate le oscillazioni. Molla piano. Piano. Cosa? Piano. Stai attento tu! Thank you.
Siamo stati attaccati, 5 motoscafi guidati da uno strano personaggio. Dentro! Dentro! Andiamo! Chiama Nick Primo. Base chiama Nick Primo. Tu puoi capire il mio stato d'animo. Ogni insistenza perché venisse a parlarti è stata inutile. Vedi, verso di te ha una specie di complesso di inferiorità. Non sono mai riuscita a capirne la ragione. Ha un temperamento molto sensibile. Sono stato il suo comandante e oltre te sono l'unico a conoscere la sua identità. Ed è per questo che i miei consigli e la mia solidarietà non gli sono mai mancati. Voglio che superi questo brutto momento. E soltanto il tuo intervento può riuscire a... Scusami. Colonnello Kinski? Come? Ancora? Quando è successo? Va bene. La richiamo tra qualche minuto. Intanto convochi la riunione di tutti i capi settore. Tra un'ora e mezza. La vita è veramente piena di imprevisti. Forse posso risolvere il tuo problema. Telefonagli che corre qui. Immediatamente. Digli che sono io ad avere bisogno di lui. Non è l'amico che parla adesso. È il colonnello Kinski, capo del servizio segreto. Oh, Alex, non so come ringraziarti. Vedo che non sono riuscito a convincerti. Continui a sentirti colpevole. E lo sono, infatti. E se io ti dessi il modo di riscattare la tua colpa? Se ti offrissi una nuova opportunità di ritrovare te stesso, una nuova ragione di vivere, di sentirti utile? E cioè? Se non ti senti più di combattere sul ring, metti al servizio della legge le tue eccezionali capacità. Noi abbiamo bisogno di te. Vuoi fare di me un agente del servizio segreto? Ti ho proposto ai capi dei servizi alleati per una missione molto delicata. Non ho dimenticato le tue prodezze durante la prigionia. Di uomini come te ce n'è uno solamente. Sono tutti riuniti di là. Vogliamo farli aspettare ancora? Ti seguo. Sì, ho ricevuto il rapporto. Sì, sì, lo immaginavo. Va bene, appena pronto, mandami sulle foto. Pronto? Buongiorno, signori. Si sieda, prego. Ecco, signori, l'uomo al quale ho pensato di affidare la nostra missione. Vi ho già parlato di lui, ma meglio delle mie parole varranno i fatti. Il capo del servizio segreto ha sempre avuto un debole per i colpi segreti. Dopo questa insolita introduzione, vorrei chiedere a loro signori di passare nei nostri laboratori per assistere a qualche prova interessante. Ho convinto Superargo a mettere la sua vita e la sua forza al nostro servizio. Ben inteso, se rimarrete convinti di quanto vedrete. L'organismo di Superargo è uguale a quello di qualsiasi essere umano. Ma la conformazione del suo fisico è così equilibrata da dargli una resistenza quasi sovrumana.
Anche sottoposto a massacranti fatiche, la pressione e i battiti del cuore non subiscono alcuna alterazione. Quanti minuti può restare in apnea? Super Argo può toccare senza danno i 7 minuti di apnea. La sua capacità polmonare è di ben 11 litri. Può raggiungere profondità vicine ai 100 metri. Pochi minuti fa ho conficcato davanti ai vostri occhi un pugnale in un braccio di Super Argo. Il pugnale non ha prodotto una vera ferita. Vi sarete certo domandati perché. Davvero fantastico. Ecco la spiegazione del fenomeno. Il sangue di Super Argo coagula immediatamente. Abbassare la temperatura. Azionare i ventilatori. Vento gelido, velocità 100 nodi. Comincio a pensare che abbiamo imbroccato il cavallo vincente. Dottore, pensa di sottoporre il nostro campione alla prova dell'elettricità? Siete voi che conoscete il soggetto, io non prendo responsabilità. È giusto che si conosca anche il mio lato negativo. Beh, come vuoi tu. Prego. Pronto. Basta, può essere pericoloso. È il tallone d'Achille della sua sensibilità. La corrente elettrica gli provoca una sofferenza terribile, ma non fino al punto di rimanere fulminato. La rapina in mare di poche ore fa è il terzo episodio del genere in pochi mesi. Le altre due volte le navi sono state attaccate di notte da un sommergibile misterioso. E perciò avevamo ordinato che la nave viaggiasse solo di giorno. Cosa contenevano le casse? Uranio e mercurio. E le altre volte? Sempre lo stesso carico, mercurio e uranio. Ecco il punto preciso dove è avvenuta l'ultima rapina. Quali caratteristiche presentavano gli altri colpi? La più evidente è la sparizione dei mezzi d'assalto in tempo brevissimo. Anche quando i guardacoste sono giunti sul posto quasi subito, non se n'è trovata traccia nel raggio di 100 miglia. Ah, e al comando c'è sempre lo stesso personaggio, accompagnato da una donna con i capelli rossi. Quali sono le potenze che scarseggiano d'uranio? Nessuna. Questo è il punto. Ecco perché pensiamo ad una potente organizzazione non politica. Dove non sono riuscite le forze coalizzate di 5 nazioni, è probabile che una sola persona abbia successo. Un'operazione in grande stile dà nell'occhio, un solo agente può passare inosservato. Esatto. Qui hai i dettagli e i messaggi in codice. La tua missione non sarà facile. In bocca al lupo. Qui avrai tutto quello che ti serve per difenderti e per attaccare. È uguale alla tua, solo che è corazzata. Ti prego di indossarla. Con questa sarai protetto da qualsiasi proiettile fino al calibro 45. Venga con me.
Fai i miei complimenti al tuo sarto, mi sta alla perfezione. E devo dire che funziona anche alla perfezione. Non ho sentito nemmeno il solletico. Ho sparato appunto con una calibro 45. Questa è l'arma di cui sarai dotato, oltre alle altre che ti stanno sistemando nell'auto. Ah, dimenticavo. Pastiglie per la gola? Potrebbero esserti utili. Leggi le istruzioni. Tutto pronto, signore. Grazie. Questa è la tua auto. Vi ho fatto sistemare un impianto audio televisivo in modo da poter restare sempre in contatto. E anche questa innocentissima spilla. È molto più preziosa di quanto immagini, perché nasconde un altro gioiello, una trasmittente radio-televisiva, con la quale potrai comunicare con chi vuoi. Due giocattoli meravigliosi. Comincio a provarci gusto. Vedo che hai pensato anche alle mie vacanze. Io adoro il mare. Sì, ma saranno vacanze un po' movimentate, posso assicurartelo. Ehi, hai pensato a tutto. Manca solo l'aperitivo. Attento! Queste olive costano $1,000 l'una. Un'altra diavoleria. Coraggio, questa cos'è? No, niente diavolerie. Dei semplici apparecchi rilevatori in miniatura che ti potranno essere molto utili nelle tue ricerche. Scommetto che sono sensibili all'uranio. Esatto. Anche se immerse in un liquido, queste olive segnalano traccia di uranio nel raggio di alcune centinaia di metri. C'è dell'altro? Sì. Questo è un elaboratore elettronico che raccoglie gli impulsi trasmessi dalle olive. La parte puramente tecnica ti sarà fra poco chiarita dall'apposito reparto. Ok. Ci vediamo fra poco, eh? Il mio amico Kinski mi aveva parlato di una bella sorpresa, ma non credevo che arrivasse a tanto. Super Argo, è bellissimo. Così avrò la possibilità di distrarmi un po' quando mi sentirò sola. Complimenti, signorina. Non sapevamo che le suonasse così bene. Oltre all'apparato radio-tele-ricetrasmittente che vi permetterà di stare in contatto, avevamo inserito un dispositivo nel caso che lei fosse stata digiuna di musica. Ma vedo che sarà completamente inutile. Queste misteriose azioni di pirateria devono avere un fine ben preciso. È quello che scopriremo se avremo un indizio da cui cominciare. Vieni, ti voglio far vedere una cosa molto interessante. Quest'isola è stata rilevata dal nostro servizio aereo qualche giorno fa. Dista 30 miglia dalla costa e quindi si trova in acque extraterritoriali. È nella zona dove è avvenuto l'arrembaggio? Esatto. E ti dirò di più. Quest'isolotto è l'unico punto di appoggio a poche miglia dal posto dell'ultima rapina. Però purtroppo le nostre indagini sono state del tutto infruttuose. L'isolotto è deserto e non c'è possibilità di approdo per nessun tipo di imbarcazione. Ha risparmiato la fatica, si è sistemato da solo. Non ti illudere, tu non sai quanto sia forte quell'uomo. Presto, scendiamo, voglio controllare se è morta davvero. Super Argo ha finito prima ancora di cominciare. Sì, è morto. Adesso possiamo filarcela. Andate a preparare una bella messa in scena. Dobbiamo far credere che si sia trattato di un incidente.
Lydia, sei sola? Sì. Che succede? Non ti aspettavo così presto. Sono stato assalito, erano armati, mi sono buttato da un ponte, mi credono morto. Ma non capisco. Ho ingoiato una pillola che provoca la morte apparente, un omaggio dell'amico Kinski. A proposito, telefonagli subito per ringraziarlo. Ma raccomandagli che nessuno deve sapere che io sono vivo. Avrò più libertà d'azione. È ovvio che c'è un traditore nel servizio segreto, sta a lui scoprire chi è. Io devo proseguire la missione. Appena avrò novità mi metterò di nuovo in contatto con te. Ho detto che non voglio essere disturbato. Come? Ah, va bene. Pronto? Sì. Sì. Capisco. Capisco. È terribile. Avvertirò io quella povera ragazza. Signori, ho da darvi una brutta notizia. Il nostro superargo è rimasto vittima poco fa di un tragico incidente di macchina. La gravità del momento non ci consente di piangere l'amico. Dobbiamo pensare a un'altra soluzione per portare a termine la nostra missione. La seduta è aggiornata domani. Thank you.
Controllo temperatura barre raffreddamento. Temperatura ok, controllare primo analizzatore. Spettri nitidi, assenza di carbonio. Densità mercurio? Intolleranza settore 1, 2, 3, 4, settore 5 in diminuzione. Circuito bypass aperto. Incrostazioni ghiaccio uscita bypass. Aumentare temperatura sghiacciatori drenaggi. Ok, pressione stabile. Grazie signori. Mia cara, tra pochi giorni le nostre riserve avranno raggiunto il quantitativo necessario. Soddisfatta?
ci hanno mandato un marziano. Il nostro ospite è in trappola. Il gas. E ora sentiamo cosa è venuto a cercare. Fallo portare qui. Aspirate il gas e portatelo in sala comando. Indossare questa maschera. Ora gli toglieremo il vizio di curiosare. Dagli l'ossigeno. Si prepara per l'inferno. Ricopritagli il viso, così non vedremo le sue smorfie quando affronterà la morte. Ehi, andate per le spicce. Ma io non ho intenzioni ostili. Nuotavo da queste parti e sono entrato nel condotto. Una curiosità comprensibile per un subacqueo. Ho dato un'occhiata in giro. Per conto di chi lavori? Non capisco, sono qui per caso. Non si va in giro per diporto con una maschera in viso. È il mio costume da lottatore. Avrà sentito parlare di Super Argo, suppongo. Tu sei un impostore. Chi credi di prendere in giro? Super Argo è morto, ci hanno pensato i miei uomini. Allora è vero che è un santo in paradiso. Cosa vuoi dire? Che solo un santo può averla aiutata a liberarsi di Super Argo. Fossi in lei, controllerei meglio la mia fonte di informazione. E va bene. Seguirò il tuo consiglio. E mentre noi aspettiamo di appurare la tua vera identità, procederemo ad un esperimento per vedere se il tuo coraggio è pari alla tua curiosità. Se devo morire, come suppongo, non sarebbe così gentile da appagare questa curiosità. Io mi sono presentato, lei chi è? È giusto. Per gli amici intimi, il mio nome è Diabolicus. E sarò ricordato per aver risolto un antico problema. Ti racconterò tutto dal momento che non uscirai mai vivo di qui. Spero che si tratti di una storia interessante. Per secoli, gli alchimisti sono andati alla ricerca della pietra filosofale per trasformare il piombo in oro. Non mi dirà che c'è riuscito lei? Proprio così. Un mio speciale procedimento
basato sull'energia atomica, trasforma il mercurio in un isotopo dell'oro. E da questo ottengo un metallo che ha le stesse caratteristiche fisiche. Niente, ancora niente. È partito da molto tempo e non riesco ancora a mettermi in contatto con lui. Avrà scoperto delle cose interessanti e vorrà comunicarcele tutte in una volta. Sei molto gentile, Alex. Ma è evidente che anche tu sei preoccupato dopo quello che è accaduto a Superarco. Con le sue doti fisiche? E poi nessuna nuova buona nuova, non è così che si dice? Telefonami subito appena riuscirai a comunicare con lui. Buonanotte. Mi fai pietà, sei schiavo della ricchezza. Non hai capito niente. Non lo faccio per avidità. Voglio produrre un'enorme quantità di oro, tale da provocare un'inflazione mondiale. E allora, riuscirò a imporre il mio ricatto alle grandi potenze, e se esse non vorranno il caos economico, dovranno obbedire ai miei ordini. Sei un pazzo. Zitto, animale! Stai parlando a un essere superiore, non a un verme come te. Vetteremo nuove leggi. Costruiremo una società migliore. Tutto il mondo dovrà inchinarsi davanti al genio di Diabolicus. L'umanità sarà riscattata da un nuovo messia, il messia della scienza. Sarà la nuova primavera del mondo. Un programma ardito, anche se l'idea è un po' vecchiotta. In ogni caso le potenze mondiali manderanno qui le loro forze e faranno piazza pulita. E tu sarai la prima vittima della sua follia. Non hai pensato che quando le cosiddette potenze mondiali sapranno, sarà troppo tardi? E ora vedremo, se sei Superargo io so tutto di te. Chi ti manda e perché sei qui. Se invece non sei Superargo, devo sapere chi ti ha mandato. È piuttosto scomodo questo tavolo. Trattate sempre così i vostri ospiti. Allora passiamo all'azione pratica. Procedi. Sopporta il dolore fisico in maniera incredibile. Potrebbe essere veramente Superargo. Superargo no parlerà. Se non è il servizio segreto, chi si interessa a noi ha già scoperto anche troppo. Quest'uomo arrivato fin qui ne è la prova. Forse credono che noi ignoriamo che Superargo è morto e l'hanno sostituito con un sosia. O forse potrebbe essere un tentativo isolato. Per prudenza acceleriamo al massimo la produzione. Da disposizione, ti raggiungerò subito. Potremmo farne un alleato di questo sosia. Portatelo in cella di ibernazione, lo sottoporremo al lavaggio del cervello. Attenzione alla temperatura, mi serve vivo. Thank you.
Metti il regolatore a meno 40, tempo 30 minuti. Con il fisico che ha non dovrebbe crepare. Casomai tireremo fuori un bel surgelato. Ci vorranno 20 minuti buoni per rianimarlo. Agli ordini. Dà l'allarme al centro di informazione. C'è un uomo qui che sostiene di essere Super Argo. È ovvio che non lo è, ma bisogna scoprire chi altro si interessa a noi oltre al servizio segreto. Sì, signore. Subito, signore. Controllo 5. Massimo. Controllo 6. Massimo. Controllo 7. Massimo. Controllo 8. Massimo. Ho portato al massimo il reattore. La temperatura delle barre d'uranio è quasi all'incandescenza. Dammi i diagrammi completi di movimento delle particelle alfa e beta. Bene, possiamo accelerare ancora. Sarà completo. Potremo battere il nostro ospite sul tempo nel caso rappresentasse l'avanguardia di un'azione in grande stile. Se è una pedina isolata ne faremo il nostro schiavo. Anche se quest'uomo non ha le doti di Super Argo, ha decisamente un fisico eccezionale. Altrimenti non ce l'avrebbero mandato contro. Coraggio, amico, adesso ti portiamo a vuotare il sacco. Facciamo presto, è già tutto pronto in sala. Accidenti, che peso morto. Tra poco lo sarà davvero. Thank you.
Sparare, idiota! Se si bucano i tubi del mercurio, crepiamo tutti quanti! Settore 5, quel maledetto ha spaccato due condutture di mercurio. Chiudi le valvole di sicurezza, che cosa aspetti? D'accordo, signore. Sì, subito. Quell'energumeno ci sta distruggendo le installazioni, come ha fatto a scappare? Controlla sul video la cella di ibernazione. Pronto? Pronto? Non può essere che Super Argo. L'impianto del mercurio ha perduto 3 atmosfere di pressione. Blocca la circolazione e riduce il reattore. Io vado di sopra. Non riusciamo più a trovarlo, sta seminando il caos. Calmati, non può andare lontano. Prendi il comando della squadra esterna e va sulla scogliera. Squadra subacquea! Controllare l'uscita del sifone. Piazzate le mitragliatrici e fate fuoco appena lo vedrete affiorare. Devi avere un'imbarcazione al largo. Devo accendere i riflettori? Solo se necessario, sarebbe meglio evitarlo però. Controllate che le uscite siano bloccate. Squadre esterne subacquee ai posti di emergenza. Attenzione! Si sta dirigendo verso la caverna del lago. Grazie dell'informazione. Non restate impalati, muovetevi!
chiama Conrad sul video. Qui Conrad, agli ordini. Sto trasmettendo in telex. Non mi interessa cosa stai facendo, idiota. Super Argo è vivo. È impossibile, assolutamente impossibile. E invece così. Mi ha messo fuori combattimento 20 uomini. Se riesci a raggiungere Kinski, è la fine. Ti do 6 ore di tempo. Se fallisci, pagherai di persona. Stia tranquillo. Ho la carta giusta per eliminare Super Argo. Qualcuno sta cercando di forzare la porta. Cercheranno di rapirti. Lo dici come se fosse la cosa più naturale del mondo. È meglio che tu sappia che cosa devi aspettarti. Mi raccomando, simula spavento e stupore. Devono sentirsi sicuri di averla fatta franca. Io sono vicino a casa, vi seguirò per sapere dove vanno. Alza le mani, bellezza, e voltati senza pastoria. Avanti, siediti. Non ti faremo del male se starai buona. Non te l'aspettavi questa sorpresa, eh? Ma il bello deve ancora venire. Vai! Impressione che qualcuno ci stia seguendo. Impossibile, non ci ha visto nessuno. Sara, tu volta a destra, vediamo se ci viene dietro. Ce l'ha proprio con noi. Forse è la polizia, accelera. Accelera, accelera! Squadra terra a Conrad, squadra terra a Conrad. Conrad, squadra terra, mi ascolto, passo. Capo, siamo seguiti da un'auto della polizia. Istruzioni, passo. Non credo si tratti della polizia, è qualcosa di peggio. Procedete secondo il piano di emergenza 4. Mantenete contatto radio continuo. Bene, dove siamo? Ora volta a destra e poi la prima a sinistra. Sempre la stessa distanza. Accelera, accelera! Vieni fuori, bellezza. No. Lasciatemi!
solo andare. Di chi stai parlando? Se non parli ti schiaccio come un muro. Usciti da quella porta là in fondo. E dove conduce? C'è un condotto che porta all'argine del fiume, dall'altra parte della strada. Hanno un motoscafo. Allora lasciami adesso, lasciami. Pure l'apparecchio ricevente non è stato danneggiato e neanche il morse è in guasto. Il motoscafo può essere affondato. O abbandonato. Se non rispondono vuol dire che sono morti. Super Argo. Super Argo chiama S1, Super Argo chiama S1. Super Argo, finalmente. Dove sei? Sto dirigendomi in città, ho appena preso terra. Ti aspetto nel mio ufficio. Ok, ricevuto. Conrad, squadra terra, chiama centrale isola. Attenzione, piano emergenza 4 eseguito. Super Argo ha avuto la sua lezione. Ricevuto, raggiungete immediatamente l'isola. Ok. Il tuo salvatore ha fallito questa volta. Comincia a dire le tue preghiere. No, Kinski, ora è in mano Lydia e perciò devo agire da solo. L'intervento massiccio delle potenze può significare la sua condanna. Devo tornare all'isola per salvarla. D'accordo. Ti farò paracadutare prima del tramonto. A mezzanotte poi interverremo noi per recuperarvi se avrai successo. Per vendicarti se la missione fallisce. Potremmo essere costretti a bombardare l'isola. E quindi dovrai allontanarti prima di mezzanotte. Non avremo altra scelta. Va bene, d'accordo. In quanto al traditore, stai tranquillo. Tutti e cinque i capi dei servizi segreti sono pedinati. Il colpevole pagherà. Ho fiducia in te, ma ricordati, mezzanotte precisa. Sì, capo. Thank you.
subito la ragazza, forse è l'unico sistema per fermarlo. Super Argo, ascolta! Super Argo, è il momento di giocare a carte scoperte. Ti propongo un patto. Vieni a lavorare per me, aiutami ad attuare il mio programma. Domineremo il mondo. Io sarò la mente e tu il braccio. Detteremo nuove leggi per un mondo nuovo. Batti sempre sullo stesso tasto, ma non è quello giusto. Come puoi pensare che mi fidi di un pazzo come te? Stai bene attento, Super Argo. Il tuo rifiuto sarà la tua sentenza di morte. Tu sei solo, e quest'isola è inespugnabile. Se venissi attaccato, farei saltare il reattore nucleare. Io e i miei uomini riusciremo a salvarci. Come vedi, ho previsto tutto. Non ho mai dubitato della tua previdenza. Posso farti ingoiare i tuoi sarcasmi? Tra un istante potrai assistere a uno spettacolo che ti farà sicuramente cambiare atteggiamento. Ah, eccolo il traditore. Grazie per lo scherzo del fiume. Porterò quella lastra all'incandescenza e tu potrai seguire sul video tutti i dettagli. Ecco, il cronometro è scattato. Puoi controllare. Entro 60 secondi farò della tua donna una torcia umana. A te la scelta. Va bene, sono disposto a trattare. Allora getta le armi. No, amico, dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Ti pare? E va bene, l'avrai voluto tu. Ah, basta! Basta! Basta, basta! Non ci resta che fuggire col missile, maestro, e salvare la vostra scoperta. Dovrò far saltare l'isola. Preparerò subito l'esplosione. Occorrono solo 5 minuti per il conto alla rovescia e il lancio del missile. Ecco. Prendi dalla cassaforte tutti i disegni e le formule e poi raggiungimi alla piattaforma. Se mi succede qualcosa, continuerai tu la mia missione. Ho molta fiducia in te.
Per la prima volta hai nelle mani documenti di capitale importanza. Va, presto. Presto, Lidia. A mezzanotte entreranno in azione le forze alleate e bombarderanno l'isola. Il dispositivo è entrato in funzione? Sì, è tutto a posto, non resta che attardare Super Argo. Siete sicuro, professore, che il missile funzionerà? Non ci sono dubbi, ho iniziato il conto alla rovescia. Hai tutti i documenti? Certo, professore. Mani in alto, amico mio. Sei impazzita? Metti via quella pistola. È tanto tempo che aspettavo di mettere le mani sulla tua scoperta, mio caro maestro. Ed è per questo che mi hanno mandato qui. Fermo, non ti muovere! Sul missile c'è posto per una persona sola e tu te la saresti squagliata con le tue scartoffie senza di me. Io non le userò per redimere il mondo, un acquirente. Su, muoviti! Apri i portelli blindati. È l'unica cosa che non so fare. Intenzioni hai? Ascolta. Io. Non ho tempo per ascoltarti. Innesta il contatto dei portelli. Avanti! Muoviti! Sarò lontano e voi salterete in aria. Sarà un saluto degno di me. Non mi toccate! Tu, usciamo da questa trappola prima che sia troppo tardi. Abbandoniamo l'isola, tra poco salterà tutto in aria. Guardate lassù. Allontanatevi presto, spero di raggiungervi, ho un conto da regolare. Thank you.
La tua fatica è finita, ora puoi togliere la maschera. Vero, Alex? Certo, almeno fino alla prossima missione.